Ciao a tutti e bentornati. Hugh Jackman in un nuovo film su Wolverine. Ancora? Sì. Vi racconto tutto dopo il video. Sono venuto a vedere come sta il mio amico Serge. E se ti proponessi una commedia a teatro? Sono anni che i copioni li uso per accendere il fuoco. Sono diventato un orso, lo so. Un orso? Ma smettila. Qual è la commedia che volevi propormi? Il misantropo. Testa, io faccio Alceste, croce, lo fai tu. Beh, tocca a te fare Alceste. Ah, ridammi l'euro, per favore. Sfacciata piaggeria, interesse, tradimento! Un giorno vi tradisse per privarvi di un bene, un artificio ordisse. Se un amico per caso un giorno vi tradisse per... Ma porca puttana, infernale! Allora è ostinazione, perfezione... Rispetta i versi. Preparazione, masturbazione, come vuoi tu. La conosci? Sì, è un'italiana, piuttosto antipatica. A malapena saluta. E poi devo dirvi che non sopporto gli attori. Sono troppo narcisisti. Noi siamo narcisisti? Sì, un po' ha ragione, tu poi molto. Sa, mia nipote, vuole fare l'attrice. Bella cosa la vocazione. Sì, ma di film porno. Dopo aver incassato 413 milioni di dollari al botteghino mondiale con Wolverine, l'immortale, la 20th Century Fox è determinata a realizzare un terzo spin-off. Chiamali scemi. James Mangold sempre in cabina di regia e Hugh Jackman sempre protagonista. Secondo i nostri calcoli sarà l'ottava volta in più di 10 anni che vedremo l'attore australiano nei panni del mutante indistruttibile. Lui è indistruttibile, ma noi? Vabbè. Comunque, per i molti fan, Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine già a maggio, quando lo vedremo in X-Men, Giorni di un futuro passato, che, a giudicare da trama e cast, è forse l'episodio più emozionante della saga, ve lo dico. Per oggi è tutto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e sarete sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita, no? Ciao, alla prossima!